Dopo oltre 40 anni in Italia si ricomincia a dare le terre ai giovani per aprire nuove aziende. Noi siamo orgogliosi che abbiamo mantenuto una promessa, abbiamo dimostrato che si può fare. In 6 mesi siamo riusciti a fare un bando, definire le imprese e raccogliere le domande. La cosa importante è che questo esperimento non è costituito solo dalla terra, ci sono anche dei fondi, c'è un tutoraggio dell'ARSA, un tutoraggio delle associazioni affinché queste imprese diventino delle imprese vere. Questo secondo noi è il modo di cambiare l'Italia, creare lavoro non col lavoro assistenziale ma attraverso l'innovazione e siamo orgogliosi di poter dire che il Lazio si sta candidando ad essere un esempio italiano di stato innovatore, cioè di realtà che capisce la crisi, ci sa stare dentro, però reagisce. Grazie a questo progetto oggi abbiamo assegnato i primi 2 lotti, gli altri 8 lotti nei prossimi giorni.